chiamo Cecilia Maria Guiducci, sono fotografa a bordo di Costa Crociera. Dopo aver partecipato al corso del Costa Campus, mi hanno chiesto di imbarcare a bordo di Costa Fascinosa. Il lavoro a bordo si tratta di scattare appunto foto ai passeggeri che abbiamo in nave e il giorno dopo vendere le foto che sono state scattate sia da me che dagli altri fotografi. Più lingue si conoscono e meglio si lavora in costa, perché bisogna interagire con molti tipi di passeggeri, molti tipi di culture diverse. Più si hanno queste capacità e più queste capacità vengono anche aumentate. Per esempio, sono imbarcata che avevo una buona conoscenza dell'inglese e una limitata conoscenza del francese, e adesso che sono 4 anni che lavoro in costa posso dire di poter conversare anche in francese, anche in spagnolo e anche un pochino in tedesco. Riesco a interagire con i passeggeri che hanno bisogno di guardare le foto e scegliere cosa vogliono acquistare. Lavorare in costa vuol dire lavorare in un ambiente intanto italiano, per esempio per chi appunto è italiano è come stare a casa, perché si mangia la pasta e ci si può anche chiamare da una parte all'altra della galleria e nessuno si arrabbia. E siamo appunto, ci divertiamo, siamo sempre un team di persone che si vogliono bene, alla fine è come stare in famiglia. La parte diciamo di gruppo e quello che si fa insieme è sempre sottolineata e sempre tutti quanti si prendono cura di tutti quanti. Non si è mai da soli, non si è mai isolati e c'è sempre qualcuno che ti dà una mano, c'è sempre qualcuno per te che ti dà una mano. Bisogna sapere interagire con molti tipi di persone, avere pazienza ovviamente per riconoscere i tipi di problemi e risolverli, avere una capacità di interagire e di essere proattivi in quello che si sta facendo, perché è molto importante evitare conflitti all'interno sia del team, della squadra, che anche ovviamente con gli ospiti. Sapete, contenere un po' le emozioni a volte.